Ciao amici nottambuli, ho preso una settimana di ferie, ma sono tornato, il podcast dedicato ai filmoni visti la notte prima. Ieri notte ho visto il thriller L'uomo senza memoria. Praticamente la mia storia, non ricordo nemmeno cosa ho mangiato a pranzo. Ovviamente scherzo, è un film del 1974 di Duccio Tessari, con Luc Merendà e Senta Berger. Luc Merendà e Ted, che dopo un incidente automobilistico si risveglia in una clinica, ma non ricorda nulla e nessuno lo cerca, finché, attraverso alcuni messaggi anonimi, scopre di avere una moglie, che si chiama Sara, interpretata da Senta Berger, che si trova a Portofino. Ted la raggiunge e a quanto pare Sara non lo cercava più perché non si erano lasciati in buoni rapporti. I due sono stati rimessi in contatto da un tizio che faceva affari con Ted prima dell'incidente, che si chiama George ed è interpretato da Bruno Corazzari. Gli affari in questione erano abbastanza sporchi, ci sono tanti soldi di mezzo, e qui non svelo altro. Praticamente George è convinto che Ted finge l'amnesia per tenere il malloppo degli affari fatti assieme, e Ted ovviamente nega tutto. Diciamo che è una storia abbastanza interessante, invoglia lo spettatore a capire come andrà a finire, anche se ho avuto una piccola intuizione sulla risoluzione del giallo che si è rivelata azzeccata. Comunque il finale non è scontato, è un film con poca azione, poca suspense, a parte un'intrusione notturna nella casa di Sara ben girata, quindi forse è una via di mezzo fra il thriller e il noir, più noir che thriller, anche se il finale è quasi alla Dario Argento. Insomma, non posso dire che sia un capolavoro, ma nemmeno un film noiosissimo. Si può guardare, e quindi ve lo posso consigliare. Luc Merendà è sempre bravo, i suoi film difficilmente deludono, questa volta anche se non c'è un gran ritmo, non manca comunque qualche bella scazzottata, anche se forse si poteva fare qualcosa di più dal punto di vista dell'adrenalina. Brava anche la Berger, non si capisce se il suo personaggio nasconda qualcosa, il dubbio su di lei rimane quasi fino alla fine. Le location liguri mi sono piaciute moltissimo, girato a Portofino, sarebbero dei posti belli e rilassanti, se non fosse per la storia, a tratti un po' inquietante e misteriosa. A quanto pare il film è disponibile gratuitamente su Rai Play, in ogni caso penso che sia disponibile anche il DVD. Quindi per questa volta è tutto, sono il cinefilo notturno, se non sapete che film vedere ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!